Allora, Corrado Malanga stavolta, ragazzi. Quindi, diciamo, in questa serie che sto facendo, Debunked, ci sono, diciamo, diversi tipi, no? E io stavo pensando che questi personaggi qua, diciamo, li possiamo vedere come delle droghe, diciamo. C'è una droga leggera, oppure una droga. Per esempio, una droga leggera potrebbe essere nichilista, per esempio, per dire, faccio un esempio. E una droga pesante, per esempio, potrebbe essere balasso, diciamo, no? Oppure uno può vedere. Però, diciamo, come tipologia di droga, per esempio, nel cassetto, per esempio, di droghe pesanti, tipo filosofia, roba così, io ci metterei tipo Galimberti. Galimberti e Re Calcati, per esempio, stanno insieme. E anche Marco Guzzi, per esempio, no? E poi ci sono tipi come Rocco Bruno e Biglione e quest'altro matto qua, proclamato, e che stanno insieme, ok? Quindi io, lui, da quel poco così che ho messo play nel video, che adesso non l'ho visto tutto, questo è il primo video che vedo di questo personaggio. Diciamo, io lo collocherei quindi anche Malanga, sì, Corrado Malanga, con questi tipi qua, diciamo, no? Quindi immaginiamo, diciamo, che io sono una persona che deve andare in palestra, per esempio, e a seconda della mia forma, diciamo, fisica, della mia forma fisica, io vado a scegliere, per esempio, pochi pesi o tanti pesi, ok? Quindi allo stesso modo, anche noi, per esempio, a seconda di dove ci troviamo nella nostra evoluzione, scegliamo la droga giusta. Quindi può essere, per esempio, che anch'io, come ho detto, per esempio, in molti casi, in questa serie, per esempio, anch'io sono passato per queste droghe leggere, diciamo, no? E per me, per esempio, droghe pesanti in questo momento, però è una cosa personale, cioè non vuol dire che è questa. Per me, io sono arrivato a, per esempio, droga pesante per me potrebbe essere Cooper. Io vedo, se sento un certo Cooper, per esempio, che però ho scoperto che anche lui c'ha qualcosa che non va, diciamo, mi ha cominciato a stare un po' stretto pure lui. Però diciamo gente che lui l'hanno ammazzato, per esempio, un certo Sean Ross sto seguendo ultimamente, anche lui mi piace. Tutta questa gente sta con la morte dietro al collo. Io, diciamo, mi piace questi tipi di droghe, diciamo, ok? Gesù, per esempio, mi piaceva che quando così sento la Bibbia, perché anche lui è stato fatto fuori alla fine, no? Non so, c'è qualcosa che mi attira a queste persone. Per esempio, Malcolm X, per esempio, mi Malcolm X, anche lui è stato ammazzato, no? Però c'è una forza è un livello talmente superiore, diciamo, tra Malcolm X e Rocco Bruno, diciamo, che siamo anni luce proprio, no? Però, cioè, è come l'esempio che ho fatto dei pesi, per esempio. Cioè, questo è Malcolm X per me. E questo è Rocco Bruno, diciamo, no? Ok. Allo stesso modo, per esempio, si potrebbe prendere l'esempio di, diciamo, quando guidi, per esempio, un videogioco, no? Che ci sono gli aiuti di guida, no? Cioè, per esempio, c'è il controllo di trazione, nel senso, come quando hai macchine potenti, così, per esempio, se non, diciamo, il computer non ti aiuta a controllare lo spinning delle ruote, tu cominci a sgommare e non riesci più a guidare. E i grandi, così, come si chiamano? Racer. I grandi piloti,
di Formula 1, per esempio, negli anni 70 non usavano nemmeno aiuti di guida e niente proprio, perché erano bravissimi a... perché infatti questo ti aiuta, non avere quelle guide è come quello che va con i cosi, no? Al braccio quando non sa nuotare, no? Sì, sono comodi e tutto, però se devi fare una corsa, per esempio, una gara di nuoto, non è che ti metti, cioè non ti aiuta, insomma, quel coso gonfiabile, non so come si chiamano adesso, perché io non sono italiano, mi sfuggono le parole. Quindi, non ho niente, proprio zero, niente da dire in contrario a questo personaggio. Lo vedo semplicemente come lui, diciamo, in un sistema dove ti è permesso di fare la droga e quello che prende la droga, cioè il sistema oggi ci fa fare o il pusher che dà droga allo schiavo che è controllato da chi dico io di solito in alto, quindi queste pecore che stanno qua sotto, diciamo, no? Sì, vabbè, troppo piccola la pecora più grossa. Quindi questa pecora è qua. Tu o fai, ci sono quindi queste categorie, basta. Quindi o sei questi pochi qua che controllano queste pecore. Loro hanno deciso che ci possono essere o quelli che assumono droga o quelli che vendono droga. Ok? Non c'è alternativa, ragazzi. Non ci sono. E quindi questi che vendono droga sono i vari eroi che ci mettono davanti, fra i quali questo che sto per commentare adesso, no? E noi qua sotto siamo pecore di un certo livello. Cioè, che assumiamo droghe leggere oppure droghe pesanti. Ma nessuno di noi riesce a fare a meno della droga e vedere la realtà veramente com'è. Perché viene fatta fuori. Perché può dare un brutto esempio e loro poi non possono stare senza fare niente e prendere l'energia da noi. Ok? Queste droghe aiutano le pecore a essere produttive. Così poi una volta che hai finito di vedere Malanga qua, vai al lavoro un po' più, con più energia, ok? Questo è il compito di questi personaggi qua. E sinceramente non in un sistema così violento nel quale viviamo, non gli do nemmeno tanto torto, diciamo. Per me queste persone, per esempio, per come vedo io la vita, sono dei zozzoni, cioè detto da me però, quindi non vuol dire oggettivamente, cioè perché una persona, per esempio, che ti dice la verità come stanno le cose senza addolcirti la cosa, per me è meglio, cioè preferisco una cruda realtà proprio dura così in faccia, piuttosto che così ingannare me stesso, diciamo, no? Perché almeno in quel modo, cioè, vedo la realtà, so, vedo che è brutta e tutto, però mi piace più avere una mappa reale piuttosto che una mappa così di sogni, perché non sono bambino, diciamo, no? Questa è la cosa. Però molta gente non si fa problemi a prendere questi posti, come dico, cioè da pusher, perché comunque si sta un po' meglio che qua dentro, diciamo, no? E quindi, che dire, poi per esempio un modo di senza droga, per esempio, secondo me, di vedere la realtà, per come lo vedo io sempre, è quello di vedere che noi ci troviamo in questo posto, che non capiamo perché ci troviamo qui, diciamo. Però se io, per esempio, la mappa che sto usando ultimamente mi dice che il mio corpo è di una complessità e questo mondo, diciamo, se non intervenissero, per esempio, i malati di mente, è bellissimo questo mondo. E ogni volta che vedo schifo, e vedo morte, vedo inquinamento, vedo zozzerie, è perché c'è la mano di questi qua. E quindi per me il mondo è bellissimo, diciamo. La creazione è bellissima. Siamo bellissimi anche noi. E quindi
la mappa che mi metto in testa, che mi sono messo in testa adesso, è che c'è un creatore, c'è un dio, diciamo, che ha creato questo, tutto questo qua. Io non ho la capacità, come loro adesso cercano di smontare come è fatto l'universo qua. Loro hanno calcoli matematici e tutto perché stanno vogliono cercare in tutti i modi di diventare Dio. Siccome loro odiano Dio, non vogliono che così capire che la realtà è che tu sei semplicemente una. Ci sono delle leggi che ti. Tu puoi dire che hai la chiave, come dice lui qua, no? La chiave per gestirlo. L'universo è un ologramma e lui ha la chiave per gestirlo. Cioè, lui è Dio e vuole fare. Se compri il suo experience qua, potrai diventare anche tu Dio, diciamo. Questa è la cosa che vogliono venderti loro, no? Quindi, però, secondo me, se uno si illude, quindi diciamo, se tu sei Dio, diciamo, no? Mettiamo, ti sei tagliato un dito, incidente, non hai più il dito, creami il dito. Tu che hai la potenza di generare tutto e di capire come è fatto l'universo. Ma sentiamo anche dei pezzi. Sostanzialmente uguale a pi greco al quadrato diviso 4. La lunghezza di Kerry è praticamente Certo. di diviso 2. La lunghezza Diviso di Kerry. 2 è. Cazzo. Però io stavo mettendo, no? Noi qua come ricerca nello script qua. Ok. Vediamo perché stavo vedendo quante volte. Mettiamolo dall'inizio. Quindi questo è l'uomo, ragazzi, piccolo, in questo mondo bellissimo, però se non ha gli occhi, secondo me, per guardare e ringraziare chi l'ha messo al mondo, perché tu non puoi creare un mondo così, per quanto puoi dire che hai la chiave, non lo puoi creare. Quindi invece di ringraziare chi ti ha fatto, chi ti ha regalato tutto questo, noi che facciamo? Vogliamo illuderci di essere in comando di tutto questo, abbiamo creato noi tutto questo, no? Allora, vediamo un po' se ci seguiamo. Ok, ecco, sto all'inizio. Allora, al terzo, ecco, quello che ci interessa oggi far capire una cosa fondamentale. Noi viviamo, ecco, facciamolo dire. Far capire una cosa fondamentale: noi viviamo in un universo olografico, è un universo frattalico di cui noi stessi siamo i creatori. Capito? Noi siamo Dio. Loro devono levare Dio, ragazzi, e divertirsi. Nella loro testa, loro pe pensano che si possono divertire. Ma una volta usciti da qua, tu hai il caos che hanno creato questi qua, ragazzi. Tu hai il terrorismo, per esempio, che potrebbe farti esplodere una bomba mentre stai andando a Genova, per esempio, farti esplodere il ponte e fartelo cascare. Per quanto a te in televisione ti dicono che è crollato, perché purtroppo è crollato. Oppure 11 settembre, ragazzi, sempre loro. Loro decidono come devono mettere paura, come togliere la vita a queste pecore che hanno qua sotto. Quindi tu fai parte di questi qua, ragazzi. Tu, per non vedere questi mostri che ti gestiscono, sogni e prendi queste droghe qua. Ma i vaccini loro, per esempio, ti influenzano la tua vita, per esempio. Gli attentati che fanno loro influenzano la tua vita, le scie chimiche che ti buttano addosso loro influenzano la tua vita. Però tu, per non vederle e non parlare di queste cose scomode, ti prendi la droga, ti prendi Rocco Bruno, ti prendi questi personaggi qua. Però cercheremo di far tornare a casa le persone con l'idea che questa cosa l'hanno capita bene e che se la loro consapevolezza in questo particolare tipo di questione è aumentata, vedranno l'ologramma in tutte le cose che le circondano, in un bicchiere in cui bevono, in una porta che si apre, in un'automobile che comprano. Quella sarà una cosa importante perché attraverso la consapevolezza che noi viviamo in questo ologramma possiamo fare poi il passo successivo, cioè utilizzare l'ologramma o comunque modificarlo, perché noi siamo i creatori dell'universo. Questo è il nostro scopo. Capito, ragazzi? Tu, una volta che sei uscito da qua, praticamente potrai così, fare tipo Neo che controlla tutto il codice completamente e puoi gestirlo come ti pare a te. Allora, ragazzi,
Io adesso volevo vedere perché siccome ieri ho visto che lui metteva questi simboli, no? Oppure quello della Kabbalah, no? A parte qui ho visto un ottagono, stranamente. Vedi gli altri miei video, e anzi consiglio Sean Ross, che ho scritto prima, per capire cos'è l'ottagono, diciamo. Però comunque sia, diciamo che loro pensano che praticamente anche con la c'è quella quel disegno là della Cabala, no? Che lui fa vedere dopo qua. Vediamo se riesco a beccarlo. Ecco, forse. Ecco questo qua è uno famoso della Cabala, no? E io penso che, diciamo, quando una persona, come queste persone che non credono in Dio e vogliono essere, e quindi togliendo Dio dalla cosa, e tu praticamente vuoi sostituirti. E loro quindi cercano, hanno questa illusione di poter fare i dei, no? E quindi escono fuori con teorie che secondo loro, diciamo, ecco, abbiamo trovato la chiave e per modificare il tutto, no? Abbiamo trovato la particella di Dio, no? Che chiamano, no? Con esperimenti e cose che fanno, no? Sono illusi per poracci. Quello che loro chiamano una chiave, questa roba qua per esempio, che vedono tutta questa roba così che secondo loro si ripete nell'universo e tutto, e che secondo loro funziona e loro ci pregano con queste forme, queste formule, eccetera, eccetera, questi disegni e tutto, perché dicono grazie a questo noi possiamo stare qui in alto. Noi, questa gente effettivamente prega quei disegni, quelle formule, tutta quella roba là, New Age, no? Credendo che sia quello che gli dà il potere di stare qua. Ma non hanno capito che il potere per stare qua a loro glielo dà questo. Una pistola in testa, ragazzi. Questa gente è violenta. È violenta e vuole illudersi, cioè il fatto che loro stanno in alto non è dovuto al fatto che loro hanno trovato la chiave, perché se tu hai una religione e credi in una religione dove non ti fai nessun problema che ci sia un sistema di sfruttamento e tutto e non parli mai di queste cose, significa che ti va bene così, significa che hai trovato la chiave, hai trovato la chiave. Questa pistola non parlo di lui, eh. Parlo di queste persone che credono chi ha inventato questa roba. E loro che ci vanno dietro, un po' di colpa ce l'hanno, eh. Comunque sia. Perché non puoi andare dietro al malato demente che se pensa che ha trovato la chiave dell'universo, quando la chiave è questa. Ragazzi, io ti metto la pistola in testa, ti faccio fuori e tu fai quello che dico io. Non è che puoi essere Dio anche con una pistola, eh. Se tu sei un malato di mente, vai in un'isola deserta, ci sono 10 persone, uno c'ha la pistola, tu puoi fare il re. Puoi fare il re, questa è la realtà. Però puoi dire che nascondi quella pistola, non la fai vedere, no? In pubblico e te ne esci. Io sono un re giusto, io. Ecco, questa è la chiave di tutto. E per questo io mi trovo in questa posizione, perché ho trovato la chiave dell'universo. Chiave dell'universo è che sei un malato di mente che stai usando una pistola e tieni le altre persone così in gabbia per paura che se non fanno quello che vuoi tu le fai fuori. Questa è la realtà oggi, ragazzi. Non stiamo lì. A me piacerebbe tantissimo così sognare e giocare con i videogiochi come facevo prima, ma se io vedo che la realtà che mi trovo in una gabbia. È inutile che sto illudo me stesso, no? A me piacerebbe moltissimo uscire dalla gabbia. Quello è il sogno mio. Capito? E non vedere questi drogati. Sono circondati o di bambini, che il sistema li rende bambini perché non hanno le palle per affrontare questi. E questi sono violenti, ragazzi. Questi ti fanno fuori. Quindi, ci mettiamo tutti in testa.
a quel punto loro sono finiti, però è difficile, la gente, io penso che la controllino anche mentalmente, quindi non. La superficie esterna del toroide, divisa per 4, rappresenta l'entropia. L'ha detto Hawkins, non lo dico io, eh. Questo, noi ce lo raccontiamo così come una barzelletta. C'è un motivo perché è divisa per 4, non ci frega niente. Però pensate che l'entropia è la superficie di questa cosa qui. L'entropia è la coscienza, come lo sappiamo. Quindi la forma del pattern è legata alla coscienza. Il problema è proprio la superficie esterna. Che ci sono due coscienze, una superficie esterna e una superficie interna. Ci deve essere una coscienza sola. Ah, ho E allora capito. come ce la spieghiamo? Ce la spieghiamo che questo è veramente è un toroide schiacciato. Sì? Ce ne siamo accorti perché quando fai la figura del toroide, che è questa caramella con la ciambellona, e Sì? ci sono delle linee, fai conto come se fossero dei cavetti elettrici che girano attorno, vedi che questi cavetti elettrici arrotolano in modo tale che quando Sì? schiacci il toroide lo fai diventare un disco, non diventa un disco, ma diventa un nastro di Möbius. Ma ancora non ci siamo, perché Ah, se quante ci sarebbe un altro universo, cazzate, guarda, se non quante cazzate. ci fosse così, l'immagine sembrerebbe un universo qui, infatti un altro mondo, il nastro di Möbius. Il buco nel mezzo. Togli il buco, Ecco, togliendo poi il buco nel mezzo, quello che accade è che si fondono questo doppio corpo con questo strano ciambellone. Te lo faccio vedere sì. meglio. Così, ecco. Guardate come è fatto. Ho tolto il buco nel mezzo in automatico con Hai questo doppio capito, te? Quindi io adesso con questa conoscenza posso andare così avere il mondo nelle mie mani, no? Allora, ragazzi, queste persone che sono venute qua in questo show perché ad un certo punto all'inizio lui lo dice anche lui stesso. Che ha detto le persone che vengono in una conferenza vengono per divertirsi. Quindi diciamo le persone che sono andate qua per divertirsi, quindi hanno speso soldi così, per sentire questa roba così, no? Questa bella favola, no? L'ha detto lui stesso e lui siccome c'è gente che vuole sentire un po' di favole, lui fa quello che racconta favole, no? E si fa anche pagare. Capito? Lui ha anche la chiave, no? Quindi tutte queste persone, il fatto che invece per esempio di fare qualcosa di più concreto nella vita, no? Oppure il fatto per esempio che abbiano così incrociato persone che chiedono l'elemosina per strada, per esempio, e invece di parlare per esempio di quel tipo di disagio, per esempio, di quel tipo di problema, no? Cioè il fatto che queste persone non hanno cuore, per esempio, già capisci, diciamo. Una persona che piace questa roba e non parla mai, per esempio, di cuore e di persone che soffrono, tu già capisci che tipo di persona è. Capito? È una persona che ha scelto di vedere il divertimento, l'illusione, e non di vedere, per esempio, la sofferenza in questo mondo, che è pieno, ne è pieno, ne è pieno perché è una gabbia e soffriamo tutti. Chi più chi meno, però quelle persone diciamo che stanno più in alto in questa gabbia si divertono a divertirsi, vanno in conferenza piuttosto che di vedere la realtà, diciamo, no? Quindi già il fatto così di avere un gruppo di persone che vanno a vedere questa roba, già insomma capisci che tipo di persona hai a che fare, no? Quindi persone che stanno cercando di divertirsi e basta, diciamo, no? E come ho detto prima, ci può stare. Ti puoi divertire, però ricordati che una volta che sei uscito dalla conferenza dove controllerai tutto l'universo, ti ritroverai con questa roba qua. Vediamo un po' così, un giornale qualsiasi, il Fatto Quotidiano. Ecco, ti ritroverai con gente che ti arriva in casa disperata. E te la fanno entrare perché a te ti vogliono far sparire, mentre tu vuoi controllare, ti illudi di controllare l'universo. Ecco, c'è questa roba qua, diciamo. I lavoratori di Ital Pizza Modena protestano da mesi per le condizioni in fabbrica. Questa cosa che non li riguardano questa gente, no? Questa è realtà. Io non lavoro perché il lavoro oggi è schiavitù. Quindi preferisco fare il barbone piuttosto che lavorare, perché se ci troviamo in una gabbia, è pura schiavitù, altro che feudalismo. Quindi questa è la realtà, ragazzi. Questa, siamo delle pecore, ragazzi. Ci fanno fare quello che vogliono. Genova, attentato, l'hanno fatto loro, ragazzi.
Lo fanno loro perché gli servono queste cose. Quando fanno queste cose così grosse, sono loro, i nostri creatori qua, i nostri gestori. Che devono metterci paura, devono, lo spread è questo, ecco. Filippine, ragazzi, bombe sono esplose. Chi l'ha fatto? Un terrorista, un estremista qualsiasi. Sono sempre loro che le fanno queste cose grosse, ragazzi. Perché devono dividere la pecora, devono impaurire la pecora. Perché sennò poi la pecora dice: ma io non ho bisogno più di questi. Sono libera. Hai capito? Filippine, hanno esploso due bombe. 27 morti, ragazzi. Questa realtà in Italia l'hanno fatto prima questa roba, quindi vi hanno già abbassato la testa e non state buoni. E quindi non c'è più bisogno per il momento. Questa è la realtà, ragazzi, che c'è una persona che parla e noi dobbiamo sentire e sperare che lui faccia quello che vogliamo noi. Trump, ragazzi, uno che diceva grab them by the pussy, tocco i genitali alle femmine. E nonostante ciò, comunque ha preso il potere, ragazzi. Questa è la realtà, ragazzi. Guarda. Guarda il modello qua, come premier. Uscito proprio sfornato da loro, proprio. E lui decide di che? Che decide qua? Venezuela. Cioè, che cazzo gliene frega loro del Venezuela? A me lo devi spiegare. Che te frega te del Venezuela? Stai nella cazzo d'Italia. Che cazzo te frega cosa fa il tipo là a casa sua? Ma cosa cazzo volete? Ma non vi bastano le pecore che avete qua in Italia? Volete controllare tutto il mondo? Questo perché questi malati di mente, ragazzi, se li vedete così al potere, è perché fanno parte del gruppo, hanno il sangue giusto. Non sono arrivati là così per culo. Che dici qua? Per Google siamo tutti Wikipedia. Allora, perché non ci paga? Capito? Lo schiavo vuole essere pagato per fare il controllore, per dire menzogne. Questa è la realtà, ragazzi. Ecco, Lino Banfi alla cosa là. L'hanno fatto politico. Questo fa finta di essere col popolo, no? Questa è la realtà, ragazzi. Questa è la realtà. Qui c'è l'invasione piano piano. E piano piano. Tu che non accogli, tu che non. Ma scusi che io tra l'altro stavo pensando, ma perché questa gente, per esempio, non li distribuiamo, per esempio, a seconda del reddito e delle ricchezze che un miliardario, per esempio, può avere? E quindi questa gente, sì, ok, volete che la accogliamo? Mandatela a chi ha il potere, a chi ha tante case, a gente, insomma, a miliardari, diciamo. Mandatela. Quindi tutti questi politici che vi dicono di accogliere, accoglilo tu. Vai, pialo. Pialo. Vai. Se siete così buoni, siete miliardari, perché se no non stavate là dentro. Ecco, qui c'è la giornata della cosa e vi bombardano questa roba qua. Vi bombardano e la collegano all'immigrazione. Ragazzi, non dobbiamo fare come abbiamo fatto con gli ebrei. Dobbiamo accogliere. Tu stai per morire piano piano. Devi accogliere, pecora. Sei troppo ricca, pecora. Te vogliono far sparire, ragazzi. E tu parli della creazione di poter modificare l'universo. Dove sta? E tu parli di questo, vai. Allora forse le piramidi di Giza non è che sono state costruite da 4.000 anni, sono molto più antiche? Ah, sì? Punto interrogativo. A questa domanda non risponderemo oggi, perché non ci interessa rispondere oggi a questo. Semmai risponderemo No. a Roma, Ma come? al 3 novembre, quando dovrò fare una conferenza con Gremenko, che allora lì parleremo a che cosa serve la piramide di Giza. Capito? Cosa vitale, a cosa serve la piramide, ragazzi? A ficcartela nel culo.